Eccoci ritrovati, buon mercoledì 15 novembre 2023. Salutiamo tutti, qua siamo tantissimi. Ciao Massimo, ciao Ciao. Zeta, ciao Wolf, Ciao. ciao Christian, ciao Ciao. Felio, ciao Stefania, ciao Perpaolo e ciao Fatih. Un bel ciaone, A me non mi saluta nessuno. Sara! Ciao, Eccola qui, voce buongiorno. importantissima. Allora, quarto appuntamento della quattordicesima stagione, 14, quindi sono 14 anni, quindi siamo qui seduti e facciamo questo bel lavoro. Che poi il lavoro, insomma, È è divertimento, divertimento, è fantastico. passione. Piacere, È bello, lavoro, poi, è sì. bello vedere comunque dei visi nuovi, qualcuno che ci mette il naso dentro in questa radio qui per varissimi motivi, per curiosità. E anche il pizzetto. Esatto. Quindi voi non vedete, però insomma, poi c'è il nostro sito su cui potete andare a vedere le nostre interviste, che oggi appunto avremo il piacere e l'onore di avere di nuovo Pierpaolo Patrizi, psicologo, che ci parlerà di psicologia e spiritualità. E il sito nostro è www.interferenzeradio.com. E comunque Perfetto. volevo dire che Sì. Uomo Barbuto è sempre piaciuto. Esatto, ma quello si sa perché dovrà dare una certa importanza. Mi sono fatto la barba oggi, per cui Infatti, sono sei uomo così. barbuto, ma c'è un altro barbuto vicino e un altro di Benissimo, là. benissimo. E un altro Allora, davanti. un po' di leggerezza, un po' di pelo, un po' di leggerezza, però noi iniziamo Con un con. altro barbuto, direi, Lenny Vai Kravitz. e T vai. for Buon 2 ascolto. Chiamo a tutto il mondo alla presentazione del libro Psichiatria da protagonisti, un libro che parla dall'esperienza di utenti e familiari, è di Paolo Giovanazzi e Andrea Pueher. Perché chi, se non le famiglie colpite da disagio psichico, possono dirci come dovrebbe essere strutturato e cosa dovrebbe fornire un servizio di salute mentale ideale? Da questa idea un po' rivoluzionaria è nato il libro di Paolo Giovanazzi, familiare, e Andrea Pueher, utente. Secondo gli autori, questo è in realtà un progetto di scrittura collaborativa. Il libro contiene dichiarazioni di oltre 300 persone che devono affrontare le sfide delle malattie psichiche. Per quello, l'associazione Ariadne e la Strada de Avec organizzano questo evento in cui gli autori presentano il loro libro e ne discutono con il pubblico. Chi vuole andare è nel centro Ermete Lovera fino alle 17:30 in Viale Europa 3. È un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza e per chi non arriva, non ci fa il tempo, possono cercare questo libro Psichiatria da protagonisti da Paolo Giovanazzi e Andrea Pueher in tutte le librerie. Grazie mille, Zeta. Prego. Qua, allora siamo nel centro, nel cuore, nel fulcro, nel momento pregnante della Nella nostra castagna trasmissione, la della nostra castagna, ecco, trasmissione. abbiamo Chi come sarei io ospite, la castagna? siamo lì che sbaviamo nell'intervistare, perché sei una persona sempre molto piacevole, Pierpaolo Patrizi, Grazie. psicologo, ormai di casa. Diceva anche di dire, dice Stefano, quando Sì. prima avete detto psicologo, psicoterapeuta Scusa, anche. No, psicologo e psicoterapeuta. Psicoterapeuta psicoterapeuta. perché Che dici, Paolo insomma, no, Patrizi, psicologo, pure Ah, psicologo è e vero, è psicoterapeuta. vero. 5P No, no, è tantissimo, tanta Tante P. roba, assolutamente. Quindi poi oggi anche un tema, direi, da affrontare, che veramente abbiamo bisogno di competenza come la tua e di esperienza, vissuta anche, parlando di psicologia e di spiritualità. Per cui, due cose che, possono andare assieme, ma sono anche antitetiche, volendo. Dipende dai punti di vista, dipende da chi ha in mano la situazione. Sì, allora, intanto buongiorno, saluto Buongiorno. a tutti. Chi è un affezionato della radio si ricorderà che l'ultima volta che venimo qui con la dottoressa Scutari, Magari Scutari, ecco, Scutari. che saluto e che Praticamente. ci saluto e che oggi non è potuta venire con noi, avevamo alcuni aspetti della relazione che c'è fra la psicologia e la spiritualità. Una cosa che avevamo sottolineato allora e che risottolineiamo, plurale maestà, risottolineo ora, è che la spiritualità, se può essere collegata alla religiosità, ne è tuttavia parla di qualcosa di molto più ampio e quindi questo vuol dire che la spiritualità è qualcosa che è inerente all'essere umano. Il modo con cui si declina, cioè cercando percorsi religiosi, e questo vale per alcuni di noi, o non avendo percorsi specifici che si connotano all'interno di tradizioni conosciute, comunque rimane una connotazione profonda.
Spiritualità, credo che a maggior ragione in un tempo come questo, no? Diciamo, qual è lo sfondo in cui noi ci troviamo? Sono termini magari usati e anche abusati, ma mi piace ricordarli. Noi viviamo in una cultura del narcisismo, c'è un bellissimo testo della fine anni 70 di Christopher Lasch che si intitola proprio La cultura del narcisismo, che ha predetto quello che sarebbe accaduto. E questo, diciamo, è in qualche modo uno sfondo che si pone, questo sì, in contrapposizione con una vita autenticamente spirituale. Perché un altro termine che è collegato in questa visione, evidentemente, con la spiritualità, è quello della libertà, e in particolare la libertà di poter essere se stessi. Dico questo perché, appunto, sono reduce da un bellissimo convegno dell'associazione dell'approccio centrato sulla persona di cui faccio parte, che era proprio intitolato La responsabilità come valore esistenziale, contributi clinici e contesti di applicazione dell'approccio. Prego. Scusami Pierpaolo, volevo farti una domanda, ma secondo te la società odierna è pronta veramente ad accettare se stessa? Allora, occorre capire a che livello, no, ci facciamo questa domanda. No, e ti faccio l'esempio. Io faccio un percorso su di me spirituale, psicologico, quello che vuoi, un percorso su di me, sulla mia persona, e cerco di evolvere e accrescermi, no? Migliorarmi. Sì. E capisco che tante cose materiali non servono, tante cose vanesie non servono, è un qualcosa di fittizio che alla fine non mi dà niente, non mi fa star bene, perché non è avendo o possedendo qualcosa che mi nutro l'anima, e quindi scelgo di vivere come io mi sento di essere, senza aver maschere, essendo me stessa, libera. Ma la società magari non è pronta ad accettare questo. Ok, allora io credo che per quello ti chiedevo a che livello parlavamo. Lo sfondo su cui noi muoviamo i nostri comportamenti individuali è quello che, appunto, quello sì, come accennavo, va contro proprio quello che tu stai dicendo, cioè su una vita autenticamente abitata, su una libertà manifestata. Ma io credo che questo non ci debba spaventare. Cosa voglio dire? Prima citavo l'approccio centrato sulla persona e c'è una bella frase che era il sottotitolo del convegno da cui vorrei partire. La libertà di essere se stessi è una libertà spaventosamente responsabile, di Carl Rogers. Allora, cosa vuol dire? Che io credo che chi ha voglia, ha compreso, vuole muoversi su un percorso alternativo rispetto alle apparenze, è chiaro che occorre che ci assumiamo questa responsabilità. Quindi, quando alludevo che la spiritualità comporta anche una serie, come dire, di corollario, di termini e anche di comportamenti, certamente occorre che chi ha deciso di vivere una vita che percepisce come più autentica, occorre che si prenda questa responsabilità. C'è una grande fiducia, e questo penso a un testo di Carl Rogers e un modo di essere, dove descrive un'esperienza in un campeggio, dove in buona sostanza si verifica questo. È vero che se tu provi a essere te stesso e a dare alle altre persone la possibilità di poterlo essere, questo vale per le strutture sanitarie, le conosciamo, per quelle sociali, ma più in generale nella società, è possibile che ci siano, diciamo, un rifiuto, gli uomini e le donne dell'apparato, che non sono figure teoriche, sono persone che noi incontriamo tutti i giorni, quelli che e quelle che non prendono responsabilità, si esprimono attraverso procedure e algoritmi, se possiamo usare il termine in modo non valorizzante. Allora, è chiaro che queste persone e, diciamo, l'apparato che le produce, è possibile che si oppongano, no? Dice Rogers, potete anche sul lavoro onestamente rischiare che siate messi fuori. Ma quel che lui verificava, io ho verificato nel piccolo, no? Portando avanti delle iniziative
iniziative, azioni centrate sulla persona, e che se tu riesci a incontrare le altre persone, se tu riesci a portare avanti una visione differente, anche all'interno di istituzioni impensabili, è come se si raggiungesse una sorta di gradiente oltre il quale la gente non torna più indietro. E in termini più semplici, una volta che hai sperimentato quanto è bello e salutare poter essere liberi, al di là di tutte le pastoie, e permettetemi il termine, le supercazzole che ci raccontano rispetto alla vita e alle cose, poi non torni indietro. E questo può valere sia che tu sei l'utente di una struttura, ma anche che sei l'operatore di una struttura, che sei il direttore di una struttura. Certo. A me, scusami, qui... scusami Sara, nella dicitura che tu hai detto prima su Carl John Rogers, questo spaventosamente responsabile, mi viene un po' da pensare che nella vita effettivamente l'autenticità di essere completamente autentici e quindi cercare di essere liberi da questo punto di vista è molto difficile. Certo. Perché bisogna fare dei compromessi che siano meno, che ti portano via meno energia, che ti portano in condizione di stare in un contesto in maniera più pacifica, perché ad esempio, come hai citato tu, all'interno di un nucleo lavorativo, o come può essere una persona con difficoltà che si approccia in un sistema, essere completamente autentico porta a delle, a degli scontri inevitabili. Però, allora, scusa che interrompo, sì. Allora non vorrei che si confondesse l'autenticità con la compulsione a dover sempre affermare e dire quel che okay. si è. Questo non è autentico, okay. questo rischia di essere persino patologico. Certo. No? L'autenticità allude al fatto che io sono in contatto con quel che sento in questo momento, parte da lì, poi si, come dire, si declina in sì. qualcosa che diventa biografico, che diventa parte di una comunità, però il primo passaggio è dire io sono in contatto con quel che sento. In termini più centrati sulla persona allude alla congruenza, che non è la coerenza, cioè non è che io devo sempre dire le cose, ma certo, dico certo. io so che adesso mi incontro, esempio banale, col mio capo ufficio e so che mi sta sulle scatole. Non è che questo comporta la compulsività di dire no, tu mi certo. sta sulle scatole. No. Certo, certo. E questa è una partenza, dice così poco, sì, ma da questo poco poi nasce tutto il resto, perché nel fare questo io permetto a te di entrare in relazione con me in maniera più autentica. A me piace dire che l'autenticità non è con i violini, no? Sono autentico. No, no, sono qua, sono quello che sento, quello che stiamo cercando anche noi adesso qua, no? Sì. Magari qualcuno è, ecco, è la prima volta che... Qui dice, ma che diranno questi? L'altro dice... Scusami, Pierpaolo, ma la responsabilità di questa libertà, di questa ricerca dell'autenticità, allora dove inizia a entrare? Cioè, da dove inizia? Dove comincia? Allora... Se non fosse anche questi termini abusati da se stessi, perché dice vuol dire se stessi, perché poi anche qua, no, attenzione a non, vuol dire, ontologizzare i processi. No, concretamente concretamente, adesso sì, siamo qua, sì. Io cerco di essere quello che sento, quello che penso, ho fatto un po' di scena con le carte, quello qui fa sempre un certo effetto, e mi sembra che anche voi, che anche noi qui, no, stiamo cercando... anche in una situazione che ha un grado di pubblico, di cercare di scambiarci cose che hanno un senso per noi. Inizia da qui. Poi è chiaro che ci sono anche tutto questo acquista un altro peso, direi pure un altro sapore, quando entri nei luoghi di decisione a più livelli. E qui entriamo ancora in contesti più complessi, no? Dove occorre anche... correre il rischio di prendere posizione che può non essere condivisa, ma io credo, ripeto, che parte dal piccolo, dal qui e ora, dall'adesso, e poi può, non è detto che debba, in qualche modo evolversi in qualcosa che somiglia poi a un cambiamento di comunità. Però ci tengo a dire che magari non sono tutti d'accordo con me, ma sono comunque in buona compagnia, che un cambiamento che io sento, lo dicevo anche l'altra volta, elevato il rumore di fondo che è enorme, e avevo citato l'altra volta la rondata eroica, questa
scrittrice indiana che scrive molto bene, dice anche delle belle cose, quando diceva io il mondo nuovo lo sento quando vado nella natura, ma a me capita uguale. Dietro il rumore di fondo, io sono abbastanza, certo è un termine non giusto, ma fiducioso che non siamo meno soli di quel che pensiamo. Io, una volta che mi è capitato di stare nei contesti, c'è tante persone che si sono un po' scocciate questa roba, no? Poi magari c'è tutto... Quindi c'è fermento. C'è fermento. Probabilmente è un fermento che si vede poco, proprio perché non abita tipicamente i luoghi, usiamo questo termine anche abusato, del potere. No, sicuramente. È certo. Quello, quindi non lo vedi, no? Certo. In grandi media, razzittismo. Però forse c'è una maggiore ricerca di questa cosa. Sì. Di questo stare un po' al mondo, cioè, in maniera diversa da maniera quello consapevole. Che si propinano, certo. No? In maniera responsabile. E in maniera responsabile anche... Non, diciamo, esplicitando sì. La centralità della dimensione umana, di dire, sentite, guardate, voi potete dirmi quel che volete, ma la guerra non si fa, basta. Non lo dico io solo. Lasciamoli a quelli che raccontano, se statevi zitti, o meglio, parlate, ma la guerra non si fa. Non c'è un motivo, ecco il solito, non mi importa. Ci sono cose che vanno totalmente abbandonate e non lo dico solo io, perché c'è l'idea, ma no, ma sì, ma va, però se tu chiedi la famosa persona in strada, ti dici, ma perché stanno facendo tutte queste schifezze? Sì. E non possiamo nemmeno dire niente, perché non c'è nessuno che ci rappresenta. E questo lo cogli così. Quindi io credo che su alcune cose possiamo avere più coraggio, della responsabilità, senza contrapporsi in maniera eroica, non vale la pena. È un'onda che sento che nasce, che ha a che vedere col fatto, per esempio, è capitato, io nel mondo sociosanitario, che è quello che poi frequento, c'è più di una persona che ha detto, ma sai che ti dico, poi questo magari creando anche problemi alle persone, io mi dimetto, non faccio più l'infermiere, non ce la faccio più, non lo voglio più fare, non ci credo più a sta cosa. Mi danno dei ritmi, non posso avere relazioni. Io me ne dico, faccio un'altra cosa. No? Discorsi. Ci vuole coraggio, coraggio, ci vuole anche, credo, in maniera così generalista adesso, di una certa sicurezza raggiunta per poter essere affermativo così, e dire, oh, sai, vedete che vi dico? Io chiudo qui. Sì. Chiudo qui perché il mio percorso ha preso un'altra strada. Mi porta adesso. Da un'altra parte. Ma benissimo, mi piace pensare che ci sia comunque qualcuno, qualcosa che ti possa aiutare poi in qualche maniera ad andare verso questo... No, ho un amico che mi fa, sai che io sono tanti anni che faccio meditazione? Io sono... E mi ha detto, guarda che non è una cosa, no, che tu dici meditazione, no, allora, non è una cosa così incredibile. No. E io sto benissimo, ecco. Io sto benissimo. E questo mi ha aperto un attimino la mente. Ma certo, allora io sono ormai mezzo secolo che medito, ho iniziato veramente da giovanissimo. E quel che ho visto da quando ho iniziato a ora è che con tutte le strumentalizzazioni per cui a volte noi nella nostra cultura si parla di yoga per cose che i maestri e le maestre si rivolterebbero nella tomba o nella cascia dicendo cosa state facendo, ma tuttavia senza ma, e c'è anche una maggiore attenzione a quelle pratiche della cura del sé, e qui ritorna la spiritualità intesa non in modo narcisistico, attenzione, perché la vera cura del sé prevede l'altro, e qui entriamo nell'altra dimensione della spiritualità. E quando Buber parlava dell'I Tao, dell'io tu, è lì che noi ci ritroviamo. E di nuovo io credo che possiamo avere più coraggio. Questo convegno io sono stato confortato perché era più di un decennio che non andavo, perché i convegni da un certo punto mi sembravano, me compreso, dei luoghi dell'io dove ognuno stava lì e dice chi ce l'ha più lungo. Io ho fatto l'articolo, no, davvero, veramente, sai, è capitato pure a te, io ho fatto l'articolo, me lo fa leggere, no, te lo... Sì. Dopo, ma come dopo? No, perché, e invece ho avuto il piacere veramente di trovare persone, belle persone, che erano veramente intenzionate a condividere con una comunità, e una comunità ampia,
messaggi di cambiamento che andavano verso la libertà. E l'altra cosa molto bella, lo dico perché poi quando si diventa vecchi, ha un valore tanti giovani, giovani mm-hmm. terapeuti e giovani terapeute che erano lì e stavano e declinavano sia le esperienze cliniche con rigore, sia più in generale l'impatto nella società, nei servizi in cui operavano. Io volevo dire, a proposito della libertà, no? Io volevo dire, cioè secondo me ogni persona tramite le proprie esperienze, magari le proprie letture, deve crearsi una propria opinione, così è libero, così può dire io sono contro la guerra, io sono contro la guerra perché ho avuto questa esperienza nella mia vita. Non bisogna essere strumentalizzati magari dalla televisione o dai giornali. Ognuno dovrebbe essere libero. La vera libertà, ecco, questo volevo. E quello, ma anche poi nel dire di essere in una posizione, non sarebbe reale se io non accogliessi poi tu, che magari mi dici un'altra cosa. Io non ci sono su quello, ma io ci sono con te che esprimi altro, e che noi andiamo in una tendenza opposta, perché anche se usiamo termini che alcuni sembrano obsoleti, oggigiorno, come dire, il grande capitale che è sempre più ristretto in poche mani, ma che non durerà questo modello, ormai è chiaro, cosa fa? Ha bisogno di avere per individui isolati e impauriti che si nutrono di merce, e di merce sempre nuova, perché non deve soddisfare, ci deve essere sempre qualcosa dopo. Allora, questo è il quadro all'interno del quale ci vogliono. È come dare droga, vendere droga. Il principio è lo stesso. Allora, io credo che Dipendenza, sì. Assuefazione e dipendenza. Io quando Lush scrisse il libro e avevo iniziato a fare i primi passi nel mondo della terapia, in particolare nel mondo delle dipendenze, con la mia terapeuta di allora, che adesso non c'è più, Anna Maria Boano, una persona veramente molto significativa per me, molto in gamba, e parlavamo della cultura della dipendenza. Attenzione, non sono i consumatori di sostanze, quello diciamo è un aspetto, quello che emergeva prima in maniera forte, ma è una cultura che si declina come dipendente, con un'idea di avere continuamente il craving per qualcosa che non ti soddisfa e quindi alzare il tiro. E questo però è un modello che non regge, perché tutte le culture storiche sono crollate quando hanno perso senso. C'è un termine che mi è capitato già di usarlo in altre trasmissioni, chiedo perdono, l'antropopoiesi. Ogni cultura ha un modello di uomo che fa, poiesis è fare, antropos è uomo. Quando sono crollati i grandi imperi, quando non erano più in grado di dare un modello di uomo, di costruire, che fosse in grado di vivere, svilupparsi, creare armonia e benessere all'interno del proprio mondo, con tutte le difficoltà dello stare al mondo. Ecco, io credo che noi siamo in uno di questi grandi bivi, delle grandi onde della storia. E credo che quello che possiamo fare è di farci trovare, come dire, come siamo, no? Preparati, c'era, mi ricordo con gli scout, estote parati, state pronti. Fermo un attimo, adesso andiamo un brano musicale. Aspetta un secondo. Una domanda? No, sai, io ho rimasto con quello che hai detto di essere se stesso, ma non con quella impulsività. Che a volte pensiamo che siamo noi stessi perché abbiamo questa impulsività di fare cose, ma anche abbiamo tanti messaggi, cioè, della TV, delle social network, che è importante anche ascoltarsi a se stesso, cioè fermarsi, fare meditazione, ascoltarsi con gli altri. Se posso, prima allora, una cosa, io faccio formazione, sono sani in particolare a Trento, il biennio di educazione al dialogo, e sulla spontaneità, una cosa che a me piace sottolineare, noi spesso confondiamo l'automatismo con la spontaneità. La spontaneità è quel dono che io posso avere in contatto con me stesso di scoprire, diciamo, usiamo una metafora ma che è anche una realtà, la voce dell'anima dentro. E quindi quella ha bisogno di ascolto, la meditazione è una delle piste, io occorre che mi ascolti.
L'automatismo che noi confondiamo, e anche le reclami lo fanno, ricordo c'era quella reclama emozioniamoci perché stava sulle scatole, che cosa, perché dovevi vendere il cuore, certo, no? Emozioniamo, compra, emozioni, va bene, te più te rincoglionisci e così, ti emozioni ancora di più. Ecco, e invece la spontaneità è quella del grande danzatore, del grande musicista che ha imparato e lascia la tecnica, no? Io ricordo un concerto bellissimo qui a Bolzano di un musicista, Radu Lupu, che c'ha pure questo nome, era, tu chiudevi gli occhi, un pianista danzava. Cioè, beh, ma la pubblicità comunque non sarà mai spontanea. La pubblicità deve solo, far vendere, deve far vendere, quindi cioè, per forza sarà diretta, mirata, sì, sì, basta che noi per però, farti comprare, però, no? È noi che ci dobbiamo difendere, noi siamo diventati il modello pubblicitario, è diventato il modello societario, è diventato quello che ha allagato il mondo delle relazioni e della politica. E quel che emergeva anche al convegno è che soprattutto, diciamo, fino ai 40 anni, con delle osservazioni, come non mi piace dirlo in inglese, ma worldwide, cioè in tutto il mondo, è che c'è sempre una minore capacità di comprendersi al momento, no? Con delle cose tipo, perché allora una persona va dal terapeuta, poi facciamolo, e il terapeuta gli chiede, perché sei qua? Ma avevo l'amica che mi ha detto, l'amica psicologa di cui mi fido, che mi ha detto, vieni. Oh, ma tu? Ma io sto bene, tutto ok. Ecco, allora anche lì è una sfida ulteriore. Io non sono sfiduciato, che parlavo di questi giovani che vanno ai servizi, ma anche poi ci sono i giovani che lavorano con i giovani dei servizi. Quindi sono temi che vengono, come dire, incarnati in maniera più forte dalle generazioni che vivono in modo più pieno. Noi siamo un pochino del passato, no? Abbiamo degli stili che sono nati in epoche differenti. Quando raccontai, guarda, quando io ero piccolo c'erano solo due canali TV ed erano in bianco e nero. Ah, dai! Ecco, quindi stai a dire. Ed è giusto lasciare spazio alle persone nuove che sono in grado di dire anche a noi come declinare la libertà in questo mondo nuovo. Ecco, musica! Torniamo con Disgregata Nada e la dedichiamo a questa società disgregata. Vai. Eccoci ancora qui in diretta, adesso siete tra le nostre braccia, adesso dopo questo bellissimo brano di Nada, di che anno era? Ma 2019, neanche tanto così, ok, molto bello, poi devo dire che andava perfettamente un po' con quello che stiamo un po'... L'ho messa apposta. Intendo con il piacevolissimo Pierpaolo Patrizi, psicologo psicoterapeuta. Come dice Stefania. Assolutamente, per cui no, eravamo rimasti un po' al fatto che c'è forse sempre questo bisogno, anche in questo periodo così difficile della nostra vita, in base a tutti gli eventi che succedono, ma anche proprio personalmente, forse questa ricerca un po' più di centralità dell'uomo nello stare al mondo. Quindi si diceva anche un attimo, forse nelle pratiche che prendono in considerazione il malessere che può essere psichico, il malessere di stare al mondo, questo tener conto di questa parte dell'anima è un bisogno forse sempre più impellente. Allora, qualcuno forse si ricorderà che in una delle precedenti trasmissioni io ho parlato della mia esperienza in psichiatria, sì. Ecco, e ho detto quel che ha aiutato e quel che invece ha fatto male. Beh, quel che ha fatto male è certamente la mancanza di una dimensione che ha a che fare con le opportunità e le risorse che abbiamo veramente dentro di noi. E questo credo che comporti spesso, ne sono certo, una sorta di, un termine forse più tecnico, di ritraumatizzazione nei ricoveri, a cui forse si sta poco attenti, no? Perché magari da fuori è normale o per uno, però una persona che si trova, e qui insomma ci siamo passati, a stare male e entra in una struttura e non percepisce anima, non parlo delle persone ma del protocollo,
Il rischio è che io sto due volte male, perché il mio malessere è fatto di paura, di smarrimento, di rabbia, e mi trovo un contesto all'interno del quale trovo degli spazi vuoti. E trovi un contesto che è ostile. È ostile, è ostile. Ma, ripeto, anche qui... E non ti senti capito. E non ti senti... no, e inizi anche a... guardarti. A svalutarti, esattamente, sei diffidente, esattamente, sei ipervigile, esattamente, e quindi e ti ritraumatizzi, no? Sì. Ho usato un termine non ti abusato. Ti incattivisci, Pierpaolo, e non credi più, non hai più fiducia. Esatto, laddove cos'è che in quei contesti anche ti salva? Lo sguardo, il dialogo, io... Il contatto mi porto nel cuore e mi commuovo quando alle 11 di sera la Carla viene, la psichiatra, e dice volevo vedere... come stai? È quello che ti riporta al mondo, è quello. Ma vale lì che sono situazioni limite, ma vale fuori. E certo, nelle strutture di cura è fondamentale introdurre, ma non la meditazione come tecnica. C'era, è venuta per tanto tempo al reparto infettivi, che io la saluto, è anche una cara amica, e mi ha accompagnato, la Paola Gallini, che faceva yoga, e lei è un'altra che portava una nota non di colore, portava una nota d'anima all'interno di una realtà complessa. Chiaramente tutto questo è necessario, può non essere sufficiente se la struttura di cura, e qui il discorso è molto ampio, non prevede, no, una centralità della cura dell'anima. E forse chi lavora all'interno delle strutture, fra le altre cose, può concorrere affinché questo accada. Certo. Di nuovo, e a me piace molto, quando in gioventù erano le mie ispirazioni, le modalità di quelle che sono le lotte non violente. No, noi siamo abituati, anche l'abbiamo visto il periodo orrendo del Covid, le metafore guerresche, basta pure quelle, non dobbiamo combattere il sistema, occorre trovare dei luoghi d'armonia che si espandono, perché anche te stai male come me. Tu non stai bene se mi devi maltrattare, e se vedi che io sto male, tu non puoi stare bene, magari ti trinceri anche tu. Quindi se troviamo delle buone pratiche, come viene detto con il linguaggio un po' burocratico nei corsi del Fondo Sociale, ma esistono, cioè delle pratiche buone in cui noi ci incontriamo come persone. Uno scambio come persone, non negando il ruolo, è fondamentale, ma usandolo all'interno di una relazione. E qui ritorniamo alla spiritualità, che in termini relazionali può essere, diciamo, valorizzare il fatto che tu non sei un oggetto, ma siamo due soggetti che si incontrano, e questa è la dimensione. Noi siamo abituati, come si usa dire, a reificare la realtà e anche le persone. È anche banale dire che in alcuni casi, quando ti ricoveri, sei un numero, oppure sei un fegato o un cuore. Io ho avuto, non mi fu fatto mancare nulla, anche l'arresto cardiaco, e sei un cuore. Certo. Non sono un cuore, c'è tutto intorno al cuore, c'è tutto l'altro, no? Certo, questo credo che sia una sfida quotidiana. Certo. E anche il sociale deve stare attento, perché anche lì c'è il rischio che si categorizzino le persone che vengono da noi. Io guardo, certo. E lì anche stiamo male, no? Come proprio tu che dovresti vedermi. Certo. Poi ognuno fa quel che può, di nuovo, non è con l'attacco frontale alle cattive pratiche, ma è con la costruzione, sì, di modalità differenti che fanno stare meglio tutti. Sì, dalla cooperazione. Dalla cooperazione da una parte è un po' difficile a questo punto, mi sembra. Si può pensare di andare verso questa direzione, abbiamo già delle strutture molto radicate, sì, ma sta proprio nel piccolo delle persone, dico nel piccolo, ma nel piccolo mio, arrivare un po' a capire un po' che un atteggiamento diverso, un approccio diverso. Tu mi dicevi come stai. Possono essere talmente delle cose tanto piccole, ma che hanno... Sono enormi. Io l'ho visto anche in questo lavoro qua. A me piace molto, ma perché sono fatto così, il sorriso, questa gentilezza.
l'importante è che sia autentica, sì. Il dialogo. No, sì. Però attenzione, perché anche di questo ne hanno fatto merce, no? Quello sì. Rogers, che era uno, quando lui parlava di empatia, è stato il primo, adesso ne parlano pure le patate fritte, che bisogna mangiare con empatia, ma lui diceva, non è colpa mia se quel che io ho cercato di declinare in termini di relazione sia poi stato usato dal marketing. Certo, è possibile, certo. Perché tutto quello che stiamo dicendo è vero a patto che sia vero. Sì. Nel senso che la gentilezza ha un senso se io sono gentile. Se io in quel momento sono incazzato, non sono gentile. Non sono gentile. No, certo. Sarei falso a essere gentile. Assolutamente. Io però autentico da una parte e autentico anche l'altra. Però no, questo lo dico perché sì. Sono d'accordissimo, le strutture dovrebbero essere gentili, sì. Come principio, poi ognuno ci mette dentro. Come formamento. Certo. Come formamento. Diciamo. Poi se io dicevo, ah, sono cazzato, però no, certo, dovrei capire che la persona che viene da me è un altro essere umano come me. Dice, ma io lo so, non è vero, perché lo posso sapere, come si dice qui, nella mente, ma poi se invece ti tratto come di nuovo un oggetto, due punti del mio sapere, del mio studio, della mia prassi, non ci siamo. E noi percepiamo a un livello molto più sottile e profondo di quel che poi decliniamo in termini di linguaggio. Quindi credo che la partenza, e di nuovo che ha a che vedere col riconoscimento di una spiritualità condivisa che è allargata anche alle altre forme viventi e non viventi, certo. Del pianeta. Anche voi avete visto che anche sull'ecologia c'è un commercio, un mercato, sull'LGBT c'erano in altri tempi, quando noi si ragione, si diceva che la società è coprofaga, cioè si mangia la sua cacca, no? Quindi il mercato è in grado di vendersi tutto, pure la mamma, basta che fa fare soldi. E quindi diventa, io mi rendo conto che oggi, rispetto a 20 anni fa, occorre declinare un po' di più le cose, per quello che ho specificato, la gentilezza. Certo. Adesso perché sembra, certo, che tutto è normale. Esatto. Anche quello che non lo è. Esatto, però... Perché lo vogliono fare apparire normale. Te lo fanno normale per venderti merce. Sì, certo. Perché dice, quanti vogliono sono... Vogliono convincere, ma non è vero. Non è vero. E qui ci sono altri è mondi. È un'illusione. Ma altri mondi, io adesso si avvicina il 1° dicembre, lo dico qui, la giornata che per le persone che convivono con l'HIV. Allora, c'è una volgata per cui ormai è tutto normale, è tutto bello, e c'è una realtà, e io parlo delle persone clinicamente incontrate, dove in questo mondo dell'immagine, se tu dici che sei, che convivi con l'HIV, sei fuori, come usavano dire in una trasmissione, sei fuori. E ci vuole molto coraggio nel dirlo, perché ti fanno dire che è tutto normale, sì. Però è mica vero, sì. Cioè, se mi fai vendere, sì, se tu sei appunto una persona della comunità LGBT, sei il 3%, però okay. Se parlo bene di te c'è un altro 10%, c'è un 13% di mercato, ti faccio il prodotto, okay, faccio la strumentalizziamo bene. Esatto, facciamo la reclama, visto che sempre okay. Due uomini che si baciano, no. Poi però stato al posto tuo, no, ma è questo, no? Sì, e invece quel che è importante, ripeto, forse oggi la sfida della complessità ci obbliga anche a fare discorsi un po' più articolati di una volta, no? Dove era, a me questo è il mio ricordo, dove era più chiaro, adesso è tutto molto più confuso e qualsiasi cosa che tu dici può e viene in qualche modo, può essere strumentalizzata. C'è nebbia. Sì, sì, c'è nebbia. Lo vedo una anche grande per le nebbia. Nuove generazioni. Sì, sì. Le nuove generazioni, ho un figlio di 19 anni, è così. Grande confusione da questo punto di vista, perché hai un sacco di messaggi che ti stordiscono da una parte, no? Quindi sì, è molto difficile essere... prendere una strada ed avere un'opinione personale, devi lavorarci un casino, però questo, noi siamo qui a parlare di questo, di questo. In maniera anche poi molto piacevole. Mi viene un ricordo di ai miei tempi, quando c'erano i maoisti che citavano la frase di Mao sul libro rosso, grande la confusione sotto il cielo, la situazione è quindi eccellente. E adesso mettiamo la canzone di Gianluca Grignani. E adesso, ma sì, tu ci vedi? No, sai perché sono le 4:30, sì. Vedi il tempo. Siamo arrivati quasi. Chiudiamo? Allora, adesso prima di
mettiamo una canzone e poi salutiamo con Pierpaolo. Ok, perfetto, va bene. Faccio solo una piccola reclame. Mercatino d'avvento, giovedì 30 novembre 2023, dalle 9 alle 14, ingresso principale ospedale di Bolzano. Ci saranno calendari, corone d'avvento artigianali confezionate dalle nostre mitiche Patrizia e Zitta. Benissimo, Wolfi anche mi sembra che avesse qualcosa. Avevo da pubblicizzare un concorso. Vicino, no? Vicino, non si sente. Verso l'anima. Quindicesima edizione concorso letterario. Si può partecipare fino lunedì 4 dicembre, ore 13. Poi l'email sarebbe associazionealba@gmail.com. Sì. Sì, ok. Poi scusami Wolfi, troverete anche sicuramente nel nostro sito di Interferenze in Radio informazioni dettagliate. Certo, e adesso mettiamo la canzone. Grazie a Wolfi. Grazie. Cielo.